Lo so che questa non è proprio una intro, ma vi devo far vedere questa battuta. Guardate. Sì, assaporatela, leggetela, gustatela fino in fondo. Perché se non mettete mi piace, se non mettete mi piace adesso, vi faccio arrivare una persona così, che fa battute così squallide a casa e dovrete sentire di continuo le sue battute piene di squallore. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate mi piace. Davvero fatelo, lo dico per voi. Sono Charlie e benvenuti in questo nuovissimo video della Joey Pack. Lo so che l'intro non era una di quelle che mi avete suggerito, ma quel commento, ragazzi, quel commento, sono rimasta a fissarlo per 3 ore. 3 lunghissime ore. Quindi mi raccomando, lasciatemi piace, anche perché dobbiamo sfondare tutti i record della Joey Pack. Forza, so che possiamo farcela. Arriviamo, come al solito, a 1300 mi piace. Purtroppo non ce la facciamo mai per il mercoledì, però ce la facciamo, ma esattamente un giorno dopo. Quindi mi raccomando, ragazzi, mi fido di voi. Sfondate il tasto del mi piace. Vi ricordo che se volete vedere una vostra intro, un vostro commento, basta lasciare una intro divertente. Oppure un commento divertente oppure utile. Invece, se volete diventare degli spiriti, andate in questo momento sulla pagina di Facebook e condividete il primo post, che sarà quello dell'episodio 5 della Joey Pack. Dopo aver detto i soliti convenevoli, vi dirò cosa faremo oggi. Oddio, sembra tanto Phineas e Ferb. Comunque non è questo l'importante. Oggi faremo un po' di costruzioni particolari, molto molto particolari. Faremo innanzitutto l'enchanting table, perché l'altra volta nella Twilight Forest ho preso un po' di ossidiana. Però non è la prima cosa che faremo, perché non è la cosa più importante in assoluto. Innanzitutto voglio fare un nuovo adventure backpack, dato che non possiamo fare per il momento quelle con il latte, cioè quello della mucca, perché non so come far diventare una mucca selvaggia, una mucca normale. Faremo quello di diamante, scusate, di ferro, che non riesco a trovare in questo momento. Vedete, ho anche raccolto un po' di diamante perché il diamante serve sempre. Ecco qui gli Adventure Backpack. E così si fa quello di ferro. Dovremmo avere già tutto all'interno del nostro inventario. Quindi vediamo un attimo. No, no, cosa ci manca? Cosa ci manca, amico? Ho il ferro, ho il blocco di ferro, ho i lingotti di ferro. Cosa ti manca, tesoro? Proviamo a farlo così. Magari a mano ci esce. Dimmi che a mano ci esce. Dai. No, non esce. Grazie che non esce. Se io lo faccio male, è ovvio che non esce. Cioè, sono proprio stupida a volte. E non esce lo stesso. Cos'è che manca qua? Questo è un adventure backpack standard. Non è quello che vuoi tu? Forse il vetro lo vuoi colorato, amico? Proviamo a colorarti il vetro. Anche se non mi ricordo come si colora il vetro. O forse era al contrario, forse era uno al centro di colorante e tutto intorno vetro? E chi si ricorda? Sì, esatto, era così. Blue stained clay, me lo accetteresti il blue stained clay? Che poi non è nemmeno clay, ma è glass, va bene, Charlie, che basta che ti capisci tu. Comunque facciamo il light blue, perché il light blue lo accetta sicuro. Prendiamo un attimo questa roba, perché sennò sclero male oggi, ragazzi, sclero veramente, veramente malissimo. Vieni qua, fai questa cosa, prendi. Adesso vai, ti prego, dimmi che vai. Ancora no, ma sei scemo. E così va. Cioè, se clicco no, così sì. Ma sei scemo proprio allora. Che poi che cosa hai in più degli altri? Boh, chissà, forse è più figo. Bene, in effetti sì, è abbastanza figo. Perfetto, abbiamo un altro adventure backpack, che metteremo qui. Cosa facciamo adesso? Come vedete, un sacco di coal. Adesso questo coal lo trasformerò in un bellissimo alberellino. Vieni qua, perché dobbiamo fare un alberellino. Ecco qui l'alberellino di Koal. Ovviamente ho lasciato quello che mi serviva, ovvero la maledetta bone meal. Usciamo un attimo, andiamo a piantare questo Koal. Nel prossimo episodio faremo sia decorazione e un po' di decorazione e anche un po' di frutteto, perché c'è, cioè, frutteto. Diciamo, no, zitta tu. Diciamo la parte, chiamiamola parte in cui posizioneremo alberi, perché non sarà solo alberi di frutta, ma anche questi alberi qui, ovvero quelli Three Horse Mode, perché dobbiamo fare un po' di farming di materiali, come per esempio il coal, perché adesso l'ho utilizzato tutto per fare questi bellissimi alberelli, però poi me ne servirà moltissimo altro. Nel prossimo episodio prometto anche che sistemerò le ceste. Lo farò, lo devo fare, perché sennò mi rincoglionisco io per prima.
Infatti sto, cioè, ogni volta per prendere una cosa divento scema. Cioè, adesso in questo momento mi serve solo il trasformatore, eccolo, però, cioè, avrei cercato per altri 40 minuti probabilmente. E vai col Koal! Oh, finalmente! Prendiamo anche un po' di diamanti, anche se non è che ce ne servono più di tanto, però fanno sempre comodo. Abbiamo un po' di Koal, non tanto, però comunque è sempre qualcosa. E abbiamo anche un po' di diamantini che ho messo qui per sbaglio, invece vanno qua. Perfetto, 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 perfetto. Mi piace come stanno andando le cose in questo momento. Adesso dovremmo fare quello di iron, però l'iron lo abbiamo utilizzato proprio in questo momento perché siamo scemi. Cioè, no, oddio, ci serviva. Però comunque potevamo conservarcene un po', invece no, non potevamo. Va bene, ragazzi, adesso invece faremo un'altra cosa, ovvero l'airship, che vi faccio vedere subito. Airship, che è questa qui bellissima, che ci permette di volare. Per farlo servono delle stringhe che sicuramente abbiamo. Questa cosa. Allora, innanzitutto prendiamo tutte le stringhe possibili e immaginabili, che sono sicuramente da qualche parte, vero? Abbiamo una sola string? Stai scherzando, vero? Tu mi stai prendendo per il culo. Cioè, io dovrei andare fuori adesso a cercare dei fottutissimi ragni. Mi prendi in giro? No, invece è serissimo. Beh, intanto facciamo le altre cose. Prendiamo il legno e ci facciamo la barcuccia. Vieni qui, barcuccia. Eccola qua. Poi che altro ci serve? Questo motore si fa con ferro, 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 un sacco di ferro e un pistone. Allora, per fare il pistone ci serve ferro. Questo ci serve. Quindi mi servono anche i blocchi in realtà perché così non ce la facciamo. Mi dispiace blocchetti, ma vi dovrò ritrasformare. Facciamo questa cosa. No, 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 prima devo fare il pistone. Oh, ma stiamo scherzando? Oh, forza, su. Prendiamo questo pistone. Ah, no, ma ce ne servono due, sono stupida. Sono molto molto stupida perché ce ne servono due. Ok, adesso invece vieni qua da me. Ci serve. No, niente. Ah, sì, questo. Eccolo qua. Due perfetti. Abbiamo usato un sacco di ferro. Non importa. E adesso andiamo a cercare i ragnetti. Ovviamente i ragni quando ti servono non ci sono mai. E infatti, cioè, ne ho trovato uno e non mi ha nemmeno droppato il filo. Cioè, rendiamoci conto della sfiga che mi. Vabbè, ok. Torno a casa e mi assalgono 10.000 ragni. Qual è il problema di questo gioco? Qual è il suo problema? Cioè, adesso trovo addirittura uno spider jockey. Ce ne sono tre in un punto. Ma qualcuno qua mi si sta burlando di me, io lo so. Qualcuno qua si sta prendendo in gioco di me. Me lo sento. Cioè, guarda quanti ce ne sono in questo punto! Sono 3 quarti d'ora che cerco ragni! No, vabbè, no. Che cazzo mi ha droppato? Che ha fatto quel rumorino strano? Che cazzo è stato? Aspettate, non posso controllare se c'è un creeper a portata di mano. Mi ha dato uno skill orb of ending bow. Credo sia qualcosa che c'entri con l'arco. Ending bow level 1. Oh, figo. Quindi più combatti mob, più ti dà roba fichissima. Perfetto. Comunque, credo che adesso abbiamo abbastanza. Ancora. Adesso mi seguite anche, ma stiamo scherzando. Ora facciamo questo cavolo di pallone, eccolo qua, e dobbiamo fare anche qualcos'altro? No, credo che abbiamo finito, possiamo direttamente fare questa. Guardate che figa. E voi vi chiederete, Charlie, ma cosa ti serviva tutto quel carbone? Adesso vedrete subito. Allora, innanzitutto vai da qua. Sì, tanto si sta anche facendo giorno, quindi possiamo benissimamente scendere qua. Sali. Non mi ricordo come si apre l'inventario. Perfetto. Ottimo, Charlie. Come cacchio si apriva l'inventario di questa roba? Ok, qua metti il fuel. Premendo R si apre l'inventario, metti il fuel. Credo, sì. E poi puoi salire, solo che io non ricordo mai il tasto per farlo. Ok, ecco, mi sono ri ricordata. Con questo si sale. Con l'8 si sale. E con il 2 si scende. Guardate che figata. E col 5 sparo frecce. Beh, io non ho frecce nell'inventario. Come faccio a spararle? Cioè, in base a quale criterio sparo frecce? Vabbè, comunque è fichissimo lo stesso. Guardate, salgo. Però devo stare attenta che non scende il fuel. Che come vedete adesso sta scendendo. Poi dovrebbe ciucciarsi uno di Koal.
Ciucciatelo. E infatti adesso abbiamo anche un inventario tutto per la nave. Dovrò fare quindi adesso una base di atterraggio per la nave. E questa sarà la parte più bella. Quindi adesso scendiamo e mi riprendo la mia bella nave. Vai giù, piccolina. Ok. No, 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 no. Fermati, fermati, fermati. 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 Come si ferma questa roba? Ok, in qualche modo strano sono riuscita a riprenderla. Quindi adesso direi che possiamo fare l'enchanting table. L'enchanting table. Però prima devo prendere ovviamente la roba per fare il libro. E mi serve anche un po' più di pelle. Vieni qui, quindi, piccolo animaletto. Alors, tu, vieni sas mes, tus, poi tus, vieni quas, poi cazzus, ho sbagliato qualcosus, che cazzo sta succedendo? Sono 3 pagines e un libros, quindi 3 pagines e una pelles, ho sbagliato, mi scusis. Quindi enchanting table, enchanting table. Che figata è questa? Auto enchantment table. Ah, qua c'è l'advanced che proveremo a fare anche questa, però nel prossimo episodio, perché per prima ci serve questa. L'ossidiana non ce l'ho, i diamanti non ce li ho, quindi questo e poi facciamo questa cosa molto carinosa. Vieni qua, così e così, perfetto, abbiamo anche l'enchanting table e adesso possiamo anche aumentarci qualcosa. Io direi di aumentarci la difesa. Di aumentarci la spada, ma soprattutto la difesa. Ok, perfetto. Quindi adesso possiamo andare a mettere un nuovo spirito nella nostra casetta dolciosa. Che poi è una foresta e non una casetta, ma vabbè. Allora, prima di tutto dobbiamo cambiare questo cartello perché ho sbagliato a scrivere. È XX Marcus con la C e non con la K. Però tanto, come vedete, le skin non vanno proprio, non riesco a farle andare. E quindi adesso mettiamo uno nuovo. Che ops, me lo sono dimenticato. Ex termi, quindi ex termi. Diciamo sculpt, ovviamente non va. Per qualche motivo non va. Però mettiamo qui il cartello ex termi per ricordarmi che è lui. Così almeno, anche se non va la skin, abbiamo comunque il nome qua sopra. Maledette skin che non vogliono andare. Questo qui non ho ancora dato un nome perché l'avevo fatto per prova ed è rimasto lì forever. Vi ricordo che se volete diventare degli spiriti, basta scrivere, cioè basta andare sulla mia pagina Facebook e condividere il post che trovate, dovrebbe essere il primo proprio perché io lo metto sempre in evidenza, il post. Troverete un post che dice di condividere, cioè vi dà tutte le istruzioni, dovete condividere con il vostro nick di Minecraft. E io appena, cioè nel prossimo episodio, aggiungerò il vostro nome. Ovviamente non scelgo io, ma è un programma random a scegliere, quindi non dite scegli me, non sono io a scegliere, ma un programma assolutamente randomico. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare tanti mi piace, tanti consigli, commentate con cose intelligenti e anche simpatiche, perché noi siamo tutte persone molto molto simpatiche. Noi ci vediamo in un prossimo video, già vi a tutti ragazzi!